di guido limpio volano a 185 km/h, hanno un raggio d'azione di quasi 2000 km, portano con esse cariche esplosive non ampie ma possono saturare le difese nemiche. E ora Teheran potrebbe inviarne di più potenti, insieme ad altri missili l'hanno definita l'arma democratica per ce la possono usare anche paesi più piccoli. Ed relativamente a basso costo. Parliamo dei droni kamikaze protagonisti dei raid sulle CITT dell'Ucraina. Mosca, dopo mesi di conflitto, ha visto calare le scorte di missili, ne ha usati migliaia e vuole conservarne una parte per il futuro, non sa quale piega può prendere la crisi. Dunque si rivolta ad un alleato di convenienza, l'Iran, che ha fornito centinaia di Shahed 136 e velivoli ricognitori Mayel, forse schierati insieme a numerosi istruttori dei Pasdaran. I mezzi hanno affiancato quelli russi e si sono rivelati efficaci, in particolare per proseguire la campagna di terrore. Volano a 185 km/h, hanno un raggio d'azione sui 1800 km, forse anche più, lanciabili da camion, con cariche esplosive non ampie, sono comunque una minaccia concreta per le infrastrutture, per le aree urbane, per centrali elettriche, depositi. Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta anche se non sofisticati.